Il suolo nell'ecosistema terrestre ha un ruolo fondamentale alla vita di tutti gli ecosistemi, è una matrice viva che consente lo sviluppo dell'agricoltura e tutti quei benefici, quei cosiddetti servizi ecosistemici che il suolo riesce a fornire all'uomo e alla biosfera. Tuttavia il suolo è minacciato, si pensi ad esempio che secondo uno studio del MIPAF dal 1971 al 2010 sono stati persi 5 milioni di ettari di superficie agricola utile che corrispondono alla superficie di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. I dati più recenti determinano una perdita di suolo in Italia che si attesta da novembre 2015 a maggio 2016 in 52 km quadrati, che vuol dire 3 metri quadri al secondo, cioè sono stati persi 10 metri quadri di suolo. Il suolo quindi è minacciato dalla perdita metrica dovuta al sealing, all'impermeabilizzazione. Ma esiste anche una perdita della qualità del suolo, cioè una perdita di sostanza organica, fino a un limite di al di sotto di determinate soglie, per cui diventa irreversibile e il suolo non è più fertile. E questa è la desertificazione. Quindi la sostanza organica gioca un ruolo molto importante nella fertilità del suolo e nella capacità che ha il suolo di produrre alimenti.